Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol della felicità, a conquistare la rossa primavera. Ci troviamo ancora qui in strada Cavestro, dove alle mie spalle aveva sede durante la Seconda Guerra Mondiale un'importante agenzia telefonica chiamata Timo. All'interno della sede della Timo, Telefoni Italia Medio Oriente, nasce una particella partigiana composta da 5 membri: Gaudenzio Anselmi, Franco Bolsi, Luigi Corsini, Luigi Lunghi e Renato Capitanini. Questi ultimi avevano dei privilegi che sono risultati fondamentali per la riuscita della resistenza, e tra questi privilegi c'era il fatto di non poter essere chiamati ad arruolarsi negli eserciti e soprattutto il non dover rispettare il coprifuoco che era stato imposto dai tedeschi. Il loro contributo è risultato molto importante perché, occupandosi di telefonia, potevano captare e sabotare le comunicazioni telefoniche che magari giungevano tra i vari soldati tedeschi e tagliare e distruggere le linee telefoniche, sabotando quindi le comunicazioni. Il 21 agosto del 1944 ebbero inizio gli arresti nell'azienda. 4 di loro furono arrestati dall'SS, mentre Renato Capitanini riuscì a sfuggire. Sfortunatamente uno dei ragazzi, ossia Gaudenzio Anselmo, si era lasciato sfuggire parlando con delle giovani centraliniste che lavorava in una particella della Resistenza. Nei primi giorni furono sottoposti a interrogatori feroci, imprigionati in celle differenti. E poi vennero rinchiusi tutti nella stessa cella. E in questa cella comune poterono stabilire una testimonianza uguale, quindi una versione comune, e addossarono tutte le responsabilità al primo membro, che era Renato Capitanini, ossia l'unico che era in salvo perché era riuscito a scappare. Due dei membri, Luigi Longhi e Gaudenzio Anselmo, però furono prelevati dal carcere di San Francesco e deportati nei campi di concentramento, da cui non fecero più ritorno.